Vediamo quindi che cosa, solo un secondo. Oh. Ma certo, tutto quello che sai puoi dire. Solo un attimo che qui è partito. Allora. Benissimo, vediamo la reattività degli epossidi, l'ho già fatta ma così continuo, io ripasso, giusto? Allora, io che cosa dovrei vedere adesso? Gli epossidi, poi velocemente il fenolo e poi passiamo alle ammine. Chiaro a tutti? Subito dopo ci saranno i chetoni e i derivati, i chetoni quindi il gruppo CO e poi i derivati del gruppo COH. Chiaro a tutti? Benissimo, velocemente gli epossidi, almeno una reazione di preparazione la vediamo ed è la reazione di preparazione quando io uso i perossiacidi. Vedete benissimo che qui c'è un ossigeno in più. Magari se poteste ricordare il meccanismo di reazione non sarebbe una cattiva idea. Guardate bene che cosa succede. Scusate, un attimo ancora. Allora, ho detto, voi avete quindi i perossidi, avete un meccanismo che ci avete i perossidi che quando reagiscono con un doppio legame ci danno, formano l'acido e viene espulso dal perossido un ossigeno in più. Abbiamo detto che il legame ossigeno nelle molecole è particolarmente instabile. E dove va a finire questo ossigeno? Ovviamente sarà un ossigeno con due elettroni spaiati e riesce a legarsi con questo doppio legame. È chiaro e si forma l'epossido. L'epossido come dovrebbe essere classificato? Come un etere, perché abbiamo un legame, un ossigeno che è legato a due atomi di carbonio, un etere ciclico, ma fra gli eteri ciclici, come abbiamo già visto, è un etere particolarmente reattivo. In quanto possiede, in quanto la tensione angolare è molto elevata. È chiaro? Allora, vediamo le reazioni che possono dare gli epossidi. Sono particolarmente interessanti e ci danno la possibilità di ragionare. Allora, prima di tutto, voi, a differenza di quello che avviene per gli eteri che reagiscono solo in ambiente acido, che cosa possono fare gli epossidi? Gli epossidi, ho dato un piccolo aiuto a questi che fanno il compito, gli epossidi possono reagire anche in ambiente acido, basico, scusate. Allora, vedete bene, voi che cosa avete? Alla fine di tutto che cosa succederà? Questo ossigeno in cosa si trasformerà? Si trasformerà in un gruppo OH. E voi avete una specie nucleofila che si aggancerà sull'altro atomo di carbonio, quindi alla fine voi avete un OH e un altro nucleofilo agganciato. È chiaro? Allora, se noi siamo in un ambiente basico, prendiamo per esempio il gruppo H, lo vedete bene, qui forse faceva meglio, qui la molecola che è stata utilizzata come esempio non è la più felice. Perché non è la più felice? Perché io ho due gruppi CH2, quindi non capisco dove il nucleofilo attacca e non capisco qual è l'OH che arriva, giusto? Siamo tutti d'accordo che il nucleofilo attacchi di qua o che attacchi di qua, il risultato è lo stesso. Comunque ricapitoliamo, epossido più acqua, che cosa otteniamo? Un diolo vicinale. Siamo tutti d'accordo, sì o no, in ambiente basico OH. Se io sono in ambiente basico e ho un alcossido, vedete bene che questo ossigeno, qui lo vedete bene, diventa OH e invece l'alcossido si aggancia sull'altro atomo di carbonio. È chiaro a tutti? Sì o no? La reazione non è difficile da capire. Avete
il nucleofilo che entra e mentre il nucleofilo entra si rompe questo legame e il gruppo O meno diventerà un gruppo H. È chiaro, sì o no? Siamo tutti d'accordo? Benissimo. In presenza di acidi, che cosa succede? La reattività sarà dello stesso tipo e vedete però il meccanismo sarà di tipo diverso. Avete capito sì o no? Ci siamo? Allora, vediamo di capire un po' il meccanismo in ambiente basico. Vedete che il meccanismo è una sostituzione, arriva il nucleofilo, si rompe il legame, imparate. Magari negli ultimi compiti non mi avete fatto vedere il giochetto delle frecce, non sarebbe una cattiva idea se imparaste le reazioni come si deve utilizzando le frecce. Vedete bene o no? Questi elettroni sono responsabili del legame tra carbonio e ossigeno e arrivano dall'ossigeno del gruppo H-, e qui questi elettroni si rifugiano sull'altro ossigeno che diventa con carica negativa, a questo punto strappa un idrogeno e voi avete il diolo. È chiaro? Oppure, se siamo in questa cosa, in questa situazione, avete un, come potrebbe definire, come si potrebbe, un alcol con un gruppo tipo etereo. È chiaro, sì o no? Siamo tutti d'accordo, notate il nome. Devo commentare ulteriormente queste reazioni, sì o no? Benissimo, ricordatevi questo, che quando siete in ambiente basico, l'atomo di carbonio che reagisce è quello meno impedito. Chiaro a tutti o no? Quindi che cosa conta qui? L'ingombro sterico. Siamo d'accordo tutti? Invece, e infatti, questa è una reazione decisamente più interessante, perché vedete che avete due carboni che non sono identici, vedete che il nucleofilo che cosa attacca? L'atomo di carbonio meno impedito. Il legame che si rompe, quindi, lo vedete bene, il legame che si rompe è questo qua che è evidenziato con la linea rossa. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Invece, continuiamo al ripasso, se io quindi questi esempi studiateli, ma qui se ho una molecola completamente simmetrica, vedete che non ho come l'ossido di etilene, non ho nessun particolare interesse a studiare il meccanismo. Scissione in ambiente acido. Allora, in ambiente acido che cosa succede? Viene protonato questo ossigeno, è chiaro, una volta si forma un catione. Si rompe il legame e il nucleofilo può entrare. È il solito giochetto. Se io ho una reazione catalizzata da acido, non ho bisogno di un nucleofilo particolarmente, cioè per questa reazione io ho l'epossido e un nucleofilo. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Nell'ambiente basico che cosa ho bisogno? Che cosa sfrutto? Un nucleofilo molto forte e un epossido non troppo reattivo. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Perché non ha parziale carica, non ha una carica, non è un carbo, non è un catione, giusto? Nell'ambiente, nella catalisi acida, che cosa succede? Le cose si invertono, cioè io avrò un epossido più reattivo perché si forma un catione, giusto? E può entrare un nucleofilo anche non troppo forte. Siamo d'accordo su questo commento, sì o no? Non sento nessuna risposta. Benissimo, allora vediamo la reattività. La reattività è di questo tipo. Vedete bene, se io ci aggiungo l'acqua, vedete che quello che attacca non può essere certo il gruppo H-, attacca una molecola d'acqua perché siamo detto in ambiente acido e in un secondo tempo si stacca questo idrogeno e io ottengo il diolo. In questo caso quello che attacca è l'alcol e non l'alcossido e qui Cl-. Senza tanti problemi. Posso andare avanti? Sì o no? Benissimo. In questo caso, con l'ambiente acido, che cosa conta? Non conta il carbonio meno impedito, ma il carbonio più impedito, perché il carbonio più impedito che cosa va? Stabilizza il catione. Quindi abbiamo che a seconda dell'ambiente l'attacco avviene semplicemente su atomi di carbonio
opposti. Avete capito bene, sì o no? Chiaro? Benissimo. Allora, se abbiamo capito questo, c'è uno schemino che dovreste aver capito benissimo e lo schemino fondamentale per quanto riguarda la reazione degli epossidi è il seguente. Solo un attimo. Scusate, questi sono gli esempi che avevo già visto. Eccoli qua. Memorizzate bene questo schema, in cui vi fa vedere la ricchezza di possibilità di prodotti che si possono ottenere utilizzando gli epossidi. Vedete bene? In pratica, il risultato che cosa sarà? In tutte queste molecole che cosa c'è di caratteristico? Un gruppo OH, giusto sì o no? Perché c'è il gruppo H? Deriva dall'ossigeno che va legato a ponte. Siamo tutti d'accordo sì o no? Che cosa cambia invece? Cambierà il nucleofilo che attacca. Se attacca il nucleofilo OH, che cosa avremo? O se il nucleofilo che attacca OH o l'acqua che poi diventa OH, che cosa avremo qua? Un diolo. Potrei avere il reattivo di Grignard. Vi ricordo che il reattivo di Grignard, come tutti i composti organometallici, è l'unico modo in cui posso avere un atomo di carbonio con una parziale carica negativa, giusto o no? E quindi atomo di carbonio con parziale, facciamo silenzio, carica negativa, che cosa vuol dire? Buon nucleofilo. Ho detto silenzio e continuiamo a fare silenzio. Quindi nucleofilo che attacca e quindi vedete che avete agganciato una catena da questa parte. Un altro nucleofilo particolarmente interessante è il gruppo cianuro, giusto? Voi potreste dirmi, ma perché questo gruppo è interessante? Perché il CN, lo vedremo, può evolvere verso altri composti. È un ottimo, non intermedio la parola giusta, no, un'ottima sostanza che può funzionare da reagente per ottenere altri prodotti. Non dimentichiamoci i buoni acetiluri che ci permettono di agganciare un triplo legame e una catena anche, e ovviamente gli alogenuri in cui avremo che attacca il nucleofilo X meno. Vediamo qualche esempio così chiariamo anche. Lo vedete bene? Quello che si ottiene, che cosa qui è la reazione con in ambiente, la reazione con acqua. Secondo voi in ambiente acido o basico? Vabbè, qui non lo potete capire, ma perché i due gruppi sono OH, è un ambiente acido. Nucleofilo che cosa attacca? Il meno impedito. Scusate, il ambiente acido è il più impedito, cioè questo. E questo diventa OH. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Siamo d'accordo? Ok? Notate anche che gli OH stanno da parti opposte. L'attacco è anti. Perché l'attacco è anti? Si forma, arriva lo ione H+, giusto o no? Si aggancia sull'ossigeno. A questo punto arriva il nucleofilo dove attacca. Voi avete un intermedio a ponte. Non a ponte, un legame di questo tipo. Giusto? Se qui avete H, e qua sotto avete O, ok? Che cosa può fare il nucleofilo? Non può che attaccare da parti opposte. Attaccare da parti opposte significa qua. E i gruppi OH dove si trovano? Non si trovano con un attacco di tipo SIN, cioè gli OH dalla stessa parte, ma dove vanno a finire gli OH? Da parti opposte. È chiaro sì o no? Va bene? Allora, continuiamo la discussione qua. Vediamo qualcosa di più interessante. Allora, qui con i dioli non è che ci sia molto da vedere,
Ma concentriamoci adesso con i reattivi di Grignard, giusto? Allora, qui la reazione è più interessante perché vedete bene che il carbonio che viene attaccato dalla catena che deriva dal reattivo di Grignard è questo, cioè quello meno impedito. E l'OH che si forma sarà quello sul carbonio più impedito, ovviamente, come vedete bene come risultato. Avete capito sì o no? Quindi tutte queste reazioni, anche se non è specificato in che ambiente avvengono, in ambiente acido. Chiaro? Procediamo con esempi qui, sono tutti esempi dello stesso tipo. Ok? Quale carbonio attacca? Non pretendo né il compito, potrei darvi questo composto, non pretenderò assolutamente che voi mi scriviate la formula, il risultato finale a cuneo, a cunei, è chiaro, ma mi basterà che voi scriviate il risultato. Vedete, qui su questo ci sarà agganciato quello che attacca, qual è? Questi sono tutti e due equivalenti, stupidaggine, perché quindi il nucleo, la catena può attaccare sia qui che qua. È chiaro, sì o no? Che si rompa questo, che si rompa questo, è la stessa identica situazione. Ok? Qui invece che cosa avrò? Lo vedete bene, se viceversa cosa vuol dire? L'esercizio opposto. Vedete bene, io potrei darvi questa molecola e potrei chiedervi che cosa si forma qua. Quindi noi abbiamo il gruppo. Il succo qual è? Anche qui i due sono completamente identici, due atomi di carbonio, si rompe questo, che si rompa il primo o si rompa il secondo è la stessa cosa, che cosa si aggancia? La catena che era agganciata al magnesio. È chiaro sì o no? Siamo tutti d'accordo? Qui non avete neanche qui invece, qui non avete, anche qui non avete neanche il problema di stabilire sopra quale atomo di carbonio attacca. Se invece guardassi questa situazione, è chiaro che l'atomo di carbonio che viene attaccato è questo qua. Siamo tutti d'accordo? Infatti vedete che sull'alto continua a esserci la catena, il gruppo H che deriva dall'ossigeno. Posso andare avanti tranquillo? Sì o no? Benissimo. Gli acetiluri, stessa identica cosa, che cosa ho detto? Mi basta che voi mi scriviate la reazione. Non usando i cunei, ma scrivendo anche solo CH2 come una reazione lineare. Non impazziamo con le strutture geometriche. È chiaro a tutti? Benissimo. Io direi che con questo non voglio chiedervelo. Ci penserà già la mia collega l'anno prossimo a discutere abbastanza sugli zuccheri affini. Fenoli sono alcoli particolari. La prima cosa è dove questo è il fenolo classico. Fenossido, la prima cosa che assolutamente dovete ricordare che cosa è? Che i fenoli sono molto più acidi rispetto agli alcoli. Infatti, vedete gli alcoli, l'abbiamo già visto all'inizio, gli alcoli possono reagire con un idrossido? No, per ottenere l'alcossido, che cosa ho bisogno? Anche se qui la reazione, cioè qui la reazione è scritta correttamente, l'equilibrio è spostato a questa parte, quindi che cosa vuol dire? Che in pratica non reagiscono, che cosa ho bisogno? Di una base più forte dell'idrossido di sodio. Tipicamente che cosa? Sodio metallico, ione ammide, eccetera, eccetera, potassio, eccetera. Invece vedete che questo reagisce tranquillamente con l'idrossido. Motivo per cui il fenolo è la reazione favorita, che cosa avete? Qui avete l'anione che si forma in seguito al distacco dell'idrogeno, l'anione negativo che viene stabilizzato da tutte queste strutture di risonanza che aggiungete la parola, strutture di risonanza che stabilizzano e che dovete assolutamente sapere. Chiaro o no? Capito? Quindi a casa capirle non mi sembra che sia difficile, ma provate a scriverle perché ve le chiedo. Chiaro? Nel prossimo compito. Magari potreste farlo come compito per la prossima volta. Adesso vediamo le reazioni di preparazione. Per quanto riguarda le reazioni che
preparazione. Questa è la reazione via benzino, lasciamo perdere, l'abbiamo già vista. Abbiamo già discusso sugli alogenuri aridici che non danno le sostituzioni come abbiamo visto per gli alogenuri alchilici. Giusto o no? Casi particolari, tanto in laboratorio questa reazione è difficile da far avvenire. Invece le altre reazioni possono essere, potreste saperle. Cominciamo a vedere la prima reazione, la solfonazione. Siamo tutti d'accordo, sì o no? La solfonazione ci permette di ragionare. Ogni tanto mi è stato detto che vado troppo veloce. Sto andando alla giusta velocità? Bene. Allora, perfetto. Allora, stavo dicendo, solfonazione, qui quello che conta, qui ci sono scritte alcune reazioni tipiche dell'acido solforico. Va bene o no? La prima dissociazione, è chiaro? Ma quello che, perché vi ho scritto anche queste due reazioni? Perché quello che conta è per la solfonazione due possibilità: o avere il gruppo SO3, anidride solforica, giusto, che potreste far gorgogliare all'interno, ma se siamo in laboratorio non è che sia una cosa tanto accessibile, oppure avere acido solforico concentrato. Perché se voi avete anidride solforica, che voi che cosa vi ritrovate ad avere? Vi ritrovate ad avere un buon elettrofilo. È chiaro perché è un buon elettrofilo? Scusate, oppure lo vedete bene, qui e qua sono due reazioni che evidenziano la presenza di SO3. Ma il modo migliore per ricordarsi questo è il seguente. Allora, il modo migliore è questo. Io vi ricordo che gli acidi e le basi hanno, gli acidi e le basi hanno che cosa? La stessa struttura in linea di massima ovviamente. Che cosa vuol dire? Che voi avete un un gruppo, poi avete un ossigeno, poi avete un idrogeno, giusto sì o no? Come si differenziano gli acidi e le basi? Gli acidi si differenziano perché quello che si tende a rompere è questo legame qua. È chiaro, sì o no? Invece le basi sono caratterizzate dal fatto che io tendo a rompere questo legame. Naturalmente queste molecole hanno una tendenza innata, ma la tendenza a rompere un legame o l'altro viene fortemente influenzata dall'ambiente. È chiaro o no? Allora, se abbiamo capito questo, quando voi avete l'acido solforico, che cosa succede? Ambiente fortemente acido, giusto o no? Fortemente acido vuol dire che c'è una forte tendenza, ci sono tanti H+, e qualche molecola, invece di liberare gli ioni H+, come farebbe l'acido normale, può essere costretta a formare un legame dativo con lo ione H+, e formare questo catione. È chiaro a tutti, sì o no? Va bene o no? Formando questo catione non si tende a rompere questo legame, ma che legame si tende a rompere? Questo, formando, scusate, tende a rompersi questo legame. Quindi in questa reazione che cosa avete? Una molecola d'acido che ha ceduto lo ione H+. La molecola d'acido che ha ceduto lo ione H+ è diventato l'anione HSO3-, lo ione idrogeno solfato, giusto sì o no? Che non ce ne frega niente. Quello che ci interessa è questo. E questo come evolve? Essendo non più un gruppo H da solo, ma essendo un gruppo, una molecola d'acqua in pratica qua, come abbiamo visto per gli alcoli, questo è diventato che cosa? Un buon gruppo uscente. E io che cosa ottengo? Questo che si chiama ione solfonio, che ha, incredibile a dirsi, ma una carica positiva. Avete capito sì o no? Essendo una carica positiva, che cosa significa? Che questo qui è un ottimo elettrofilo, e può agganciare con facilità un anello. È chiaro, sì o no? Altra possibilità. Io vi ricordo che voi avete questa struttura. Va bene? Lo ione SO3, quello che vi avevo detto, anidride solforica, che però in laboratorio non è tanto comoda da usare. Due elettroni spaiati, giusto, sì o no? Sì o no? Due elettroni spaiati. Poi
che co e con questi due elettroni doppio legame. Poi, prima fase, io ho due coppie, con due coppie utilizzando l'ossigeno che ha una struttura leggermente eccitata, che cosa formerò qua? Legame, ho detto, un legame covalente dativo, la stessa cosa qua sotto. Però la differenza rispetto all'azoto qual è? Che lo zolfo dove si trova? Nella tavola periodica? Terza. Voglio sentirlo forte. Nella terza riga, che cosa vuol dire? Che tutte le volte che c'è un legame dativo c'è una scompenso di cariche su questo zolfo. Che cosa va a finire? Su questo zolfo va a finire una carica formale positiva e su questo ossigeno una formale carica negativa. Quello che dona, anche se non è un legame ionico, ovviamente perde un po' di elettroni, un po' di carica negativa, giusto o no? Questa carica formale positiva tira gli elettroni che si trovano sull'ossigeno, formando un legame dativo. Per avere il legame dativo è necessario la coppia che c'è qua, giusto o no? E poi che cosa è necessario avere? Una degli orbitali vuoti di qua. Ovviamente gli SP sono tutti pieni, che cosa utilizzerò essendo nella terza riga? Utilizzerò gli orbitali D. E quindi ho un legame dativo opposto, che si chiama legame dativo di retrodonazione. Le cariche si annullano così facendo e io morale che cosa ottengo? Visto che il legame covalente dativo, una volta che è formato, diventa uguale a un legame covalente normale, io ho ottenuto un doppio legame, sia in questa posizione che in questa posizione. Vedete, lo ione SO3 meno, però questo ione SO3 meno, anche se abbiamo annullato tutte le cariche formali, che cos'è? È un atomo che è legato a tre ossigeni che sono fortemente elettronegativi, che attivano. Quindi gli elettroni di legame, morale sullo zolfo, si addenserà una grande parziale carica positiva. Avete capito sì o no? E questo lo rende un ottimo elettrofilo. Lo vedete bene, aggancia l'anello, dopo che si è agganciato, visto che riceve due elettroni, qui abbiamo una carica negativa e sto espellendo questo ione idrogeno sotto forma di ione H+ che si aggancia qui, vedete, in un modo o nell'altro abbiamo l'acido benzensolfonico. Quindi, sia che abbia lo ione solfonio, sia che abbia l'anidride solforica in due modi diversi, ma alla fine che cosa ottengo? L'acido benzensolfonico. Questa cosa qui l'abbiamo già vista anche per i doppi legami e scusate, per i doppi legami, per gli alcheni. Quando io ho questo tipo di acido messo in acqua, che cosa tende a cosa tende ad avvenire? Tende a formare acqua o idrossido di sodio, tende a essere espulso questo ed essere sostituito con un OH. E quindi noi che cosa possiamo ottenere? Il fenolo. Abbiamo capito la reazione di preparazione? Sì o no? Con tutti questi commenti? Posso andare avanti tranquillo? Quindi, a questo punto, una volta che ho il fenolo, posso effettuare delle altre sostituzioni elettrofile. Vi ricordo la reazione. Per esempio, questa che cos'era? L'alchilazione di Friedel-Crafts, giusto? Siamo tutti d'accordo? Benissimo. Allora, cominciamo a ragionare. Abbiamo il fenolo che è un composto abbiamo detto, abbastanza acido. Se io ho un gruppo CH3, l'acidità diminuisce, infatti vedete che la pKa è più alta, pKa più alta, acidità che diminuisce. Perché CH3 spinge della carica negativa, spingere della carica negativa sull'anello, effetto induttivo più I, che cosa vuol dire? Vuol dire destabilizzare l'anione, giusto o no? E quindi si forma con più difficoltà. Ovviamente se il CH3 si trova in posizione para invece che in posizione meta, l'effetto sarà ancora più marcato. Infatti, vedete che questo è meno acido rispetto al composto in posizione meta. Cl, vi ricordo che il Cl invece, che cosa c'ha? Il Cl è interessante. Perché il Cl è interessante? Questo movimento delle sopracciglia della signorina mi ha commosso.
È molto interessante perché l'alogenuro che cosa c'ha? Due effetti che sono opposti. I due effetti opposti quali sono? Effetto più I, che è quello che conta di più, giusto sì o no? Cioè scusate, l'effetto meno I perché attiva gli elettroni, l'effetto più M. Allora, qui che cosa abbiamo? Che l'acidità è aumentata perché porta via della carica mediante che cosa? L'effetto che io vi ho detto, meno I. Se io lo metto invece in posizione meta, l'effetto più M c'è anche se in maniera inferiore. E quindi che cosa succede? Rispetto al meta, il paraclorofenolo com'è leggermente meno acido. È chiaro o no? Ma tutte e due come sono rispetto al fenolo più acidi. Avete capito la differenza tra questi due? Questa sarebbe un'ottima domanda. È chiaro sì o no? Qui il cloro cosa domina l'effetto meno I. È chiaro sì o no? E quindi chiaramente i composti del cloro che cosa devono avere? Acidità maggiore, giusto o no? Portano via la carica e stabilizzano l'anione. Però se io lo metto in posizione para, subentra l'effetto opposto, cioè di tipo più M, e l'effetto più M invece rende il composto meno acido. È chiaro sì o no? Meno acido rispetto al meta, però rispetto al fenolo tutte e due sono acidi. L'ho ripetuta due volte, vi è entrata in testa questa discussione, sì o no? È chiaro? Speriamo. Ok, qui c'è tutto. Tutte le formule di struttura che evidenziano, ma questo l'abbiamo già visto, che evidenziano la stabilizzazione dell'anione. Ovviamente NO2, NO2 che cos'è? Effetto chiaramente meno I è molto marcato, giusto? Non solo, ma anche effetto meno M, giusto? Qui non c'è santo che tenga e quindi vedete che l'acidità aumenta di brutto. Se io lo metto in posizione para, agisce anche l'effetto meno M, quindi l'acidità è ancora più marcata. Capito bene o no? Sì o no? Tutte queste strutture le dovreste sapere. Qui vi ho infilato un piccolo riassunto di tutti gli effetti che potreste avere. È chiaro a tutti o no? Sì o no? Queste due reazioni io le lascerei un po' perdere. Chiusa Venezia. Siamo d'accordo? Allora, noi abbiamo visto che il benzene si può ottenere in tutti scusate, il fenolo si può ottenere in tutti questi modi. È chiaro? Ho detto, questo lasciamolo perdere. Questo l'abbiamo visto nel dettaglio. Questo, vabbè, voi che cosa dovete avere? Basta avere un'ossidazione. Non devo essere sincero, su questa reazione non ho molti dettagli da svolgere, non la conosco in modo esplicito, ma quindi potete anche studiarla, ma non posso studiare la memoria. Invece, questa reazione è molto importante, ma non mi metto adesso a discutere dei composti dei sali di azonio, perché i composti dei sali di azonio derivano dalle ammine e quindi quando vedremo, ripassiamo la formazione delle ammine, discuteremo approfonditamente la reazione dei sali di azonio. Ci siamo, quindi le reazioni che contano sono questa, ne abbiamo già discusso in laboratorio, non è che conti molto. Questa mi sembra che abbiate tutte le possibilità di studiarla in modo approfondito. In più, che cosa vi ho fatto vedere? Che cosa? Che il gruppo H abbiamo discusso l'acidità e abbiamo discusso l'acidità in funzione di che cosa? In funzione dei sostituenti che la molecola possiede. È chiaro come lezione di ripasso? Quanto manca alla fine? 5 minuti. Allora, non sprechiamoli e quindi vedo l'entusiasmo che trabocca. L'argomento che dobbiamo vedere è le ammine, giusto o no? Almeno questo possiamo vederlo. Ammine, cominciamo a vedere le ammine in cui abbiamo una catena agganciata. Va bene? Allora, io vi ricordo, notate questo disegno.
Questo disegno ci spiega che cosa? L'angolo che c'è, che è presente qua. L'angolo, se io guardassi non i legami ma il piano, l'angolo dovrebbe essere di 125, giusto o no? Con l'ibridazione pulita. Se io ho lammina, quindi due atomi, leggermente i due l'ibridazione dello stesso tipo, l'angolo com'è? 125. È chiaro sì o no? Lo capite bene? Lo vedete? Quindi si può dire che l'ibridazione con l'ibridazione SP3 e questo, non è che ci sia molta differenza. È chiaro sì o no? Se invece io ho il gruppo NH2 legato a un anello benzenico, vedete che l'angolo aumenta. E in particolare nei composti in cui c'è un gruppo CO legato in posizione beta, che cosa succede? Un ossigeno in posizione beta, che cosa succede? Ho l'angolo di 180 gradi. Ricapitoliamo questo risultato, almeno. Tanto più questo angolo tende ad aumentare, mi seguite sì o no? Tanto più la coppia elettronica che si trova qua viene utilizzata per delle strutture di risonanza. È chiaro, quindi è meno disponibile. Quindi qui che cosa abbiamo? Una coppia elettronica molto disponibile, una coppia elettronica meno disponibile, una coppia elettronica pochissimo disponibile. Il fatto che la coppia elettronica sia più o meno disponibile, che cosa influenza? Chiaramente influenza la sua basicità. Le ammine, avendo una coppia elettronica, possono, vi ricordo la definizione di acido e di base secondo Lewis, coppia elettronica disponibile per una specie che è carente di elettroni, la coppia elettronica, la specie che ha la coppia elettronica secondo Lewis viene classificata come una base, giusto o no? Quindi questa sarà una base più forte, questa sarà una base più debole, questa sarà una base molto debole. È chiaro sì o no? E io con questo mi fermerei davvero, senza tanti problemi. Chiaro? Ci sono domande? Ah, anche qui vedete, scusate, andando nel dettaglio vedete che qui tra i due idrogeni c'è un angolo di 106 gradi invece che 109. Il motivo qual è? Che la coppia elettronica che c'è qua un poco schiaccia. Vi ricordo la tecnica VSPR, questa che tipo di molecola di atomo è? Atomo centrale, un atomo che ha tre legami e una coppia elettronica, viene classificato come AX3E. È chiaro a tutti? Va bene? Allora, la prossima volta mi riservo di interrogare le due signorine che non erano presenti perché sono state interrogate e quindi avranno tutta la possibilità di vedersi il video e saranno stimolate a studiare, visto che sono sufficienti nell'ultimo compito. Quindi la volta prossima sarete interrogate, così capite che dovete darvi una mossa. Chiaro?